Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come avrete letto dal titolo, vi andrò a elencare i motivi per cui ho deciso di affidarmi a un coach online. Questo video sarà strutturato in punti. Vi spiegherò il mio rapporto con il coaching online, successivamente vi spiegherò i pro e i contro di avere un coach online, poi vi andrò a dare dei consigli per scegliere appunto il proprio coach online, quindi vi andrò ad elencare dei criteri di scelta, secondo me in base alla mia esperienza, che una persona dovrebbe seguire per affidarsi a qualcuno. Inizio subito col dirvi che oggi attualmente siamo a domenica 2 maggio. Io il programma nuovo con questo nuovo coach, questo nuovo team, lo inizio esattamente lunedì 3 maggio, quindi lo inizierò domani. Quindi non ho ancora iniziato effettivamente né dieta né alimentazione. Però comunque sento di poter parlare dei vantaggi e svantaggi, tutto ciò che riguarda l'ambito del coaching online, perché appunto io sono già stato seguito in passato da due diversi coach. Il primo coach a cui mi sono affidato è stato per un lasso di tempo di circa 5 mesi, era appunto volutamente un lasso di tempo definito in vista di un mio obiettivo. Se vi interessa ve ne parlerò in un altro video, fatemelo sapere qua sotto. La seconda volta mi sono affidato a un coach a tempo diciamo indeterminato, ma sono stato costretto a fermarmi per dei motivi personali e poi ho deciso di riprendere in questo momento, ma ho deciso di cambiare coach perché ritenevo appunto di voler cambiare, non che non mi trovassi bene, ma ho deciso comunque di cambiare perché volevo trovarne uno più consono ai miei canoni, se così possiamo dire. Iniziamo subito con elencare i pro e i contro. Ora vi andrò ad elencare i pro di avere un coach online. Parto subito col dire che se siete delle persone inesperte che non conoscono nulla di dieta, alimentazione o comunque sapete qualcosa ma non sapete come programmarvi un allenamento, non sapete come programmare un'alimentazione, non ce ne sono di contro, è tutto di guadagnato. Quindi se siete delle persone totalmente inesperte, il consiglio è quello di affidarvi a una persona, così almeno non andare a fare cavolate magari lette su internet che potrebbero compromettere la vostra salute, che è sempre la cosa più importante. Escluso questo primo caso, il primo e vero e proprio pro è il fatto che sarà qualcun altro a decidere per voi, quindi non dovrete impiegare tempo della vostra giornata comunque a programmarvi l'allenamento, non dovrete programmarvi la dieta, non dovrete pensare ma è meglio alzare le calorie, è meglio abbassarle, no devo tenerle così, oppure mi sto allenando troppo, mi sto allenando troppo poco. Voi dovrete semplicemente seguire quello che vi darà il vostro coach e ovviamente dovrete fornire dei feedback il più possibile precisi in modo che il coach potrà lavorare al meglio. Quindi questo è assolutamente un vantaggio, ovvero il non dover pensare al proprio allenamento e alimentazione, ma aver qualcun altro che lo fa per voi, perché così un occhio obiettivo, un occhio che non è il vostro, vi vedrà in maniera diversa. Infatti anche magari molte persone esperte, molti coach esperti, per quanto riguarda la propria alimentazione e allenamento, non si seguono da soli, ma si fanno seguire da altre persone, perché appunto è meglio sempre un occhio obiettivo, perché non si riesce mai a essere obiettivi su se stessi. Un altro vantaggio è che vi sentirete più motivati e sicuramente avrete un obiettivo più chiaro in testa, avrete qualcuno che può anche darvi dei consigli su che strada percorrere, sentirete quella spinta in più di una persona, diciamo, di seguire un programma ben definito, piuttosto che magari farsi un programma da soli che magari non funziona neanche tanto bene e andare, tra virgolette, a vuoto. Un'altra cosa è che sicuramente saprà ottimizzare allenamento e alimentazione nel migliore dei modi e probabilmente anche molto meglio di come lo sapete far voi, dato che avranno molta più esperienza e molte più competenze. Bene, questi erano i vantaggi, ora passiamo agli svantaggi principali. Ne ho trovati due sinceramente di svantaggi principali. Il primo, che è un po' ovvio, è se il vostro coach non è competente e se diciamo non riesce a farvi un programma di allenamento, una dieta decente o magari è un incompetente totale, chi lo sa, purtroppo non avrete dei risultati e rischiate anche di compromettere la vostra salute. Quindi mi raccomando, scegliete bene da chi vi volete far seguire. Un altro svantaggio è che magari anche se un coach può essere competente nel migliore dei modi, quindi veramente bravissimo, ma magari poco flessibile, quindi il mio consiglio è comunque di andare a parlare di flessibilità, dieta, allenamento e vita sociale prima di iniziare un programma. Ovviamente dipende anche dal vostro obiettivo, però il mio consiglio è non affidarvi a coach troppo magari rigidi, cioè
se un giorno non ho riso e mangio la pasta, no, tu devi mangiare il riso, tu vai a comprarlo. Queste sono chiaramente cose troppo serrate, troppo strette, troppo poco flessibili, quindi mi raccomando, coach troppo poco flessibili, valutate voi, ecco, perché bisogna parlarne prima di questo aspetto. Un altro, chiamiamolo svantaggio, è il costo, perché chiaramente seguirsi da soli, studiando da soli, è un conto, ma farsi seguire appunto da una persona sicuramente è una spesa extra che dovrete affrontare, quindi questo sarà a vostro discapito se per voi ne vale la pena di investire per quanto riguarda alimentazione e allenamento, oppure preferite seguirvi da soli. Questa è una vostra scelta. Bisogna anche andare a vedere se il costo è determinato da grandi competenze oppure se è determinato solamente da una grande influenza, quindi magari una persona molto più famosa si fa pagare di più, ma magari è molto meno competente del coach che ha pochissimi follower e quindi non è famoso. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Bene, adesso vi vado a dirvi i motivi per cui ho deciso di ritornare a essere seguito da un coach. Semplicemente avevo appunto stoppato per dei problemi personali, ho risolto questi problemi personali e adesso appunto ho deciso di ritornare prevalentemente perché io, se avete visto il mio video della ricomposizione corporea, ve lo lascio qua nelle schede, stavo seguendo un percorso dove mi ero seguito da solo, sia in dieta che allenamento, di ricomposizione corporea. Ho visto che stavo iniziando a progredire sempre di meno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito allenamento e palestra, e non vedevo più tanti risultati, quindi ho deciso di voler ottimizzare al meglio l'allenamento e anche l'alimentazione, ovviamente, e appunto ho ritenuto fosse molto meglio essere seguiti da una persona. Mi sembrava quasi di fare allenamenti a vuoto, sentivo sempre di più stanchezza, spossatezza, non sapevo se avevo bisogno di recuperare, di mangiare di più, allenarmi di meno. Al posto di farmi tutte queste pippe, ho deciso semplicemente di affidarmi a una persona. Quindi queste sono semplicemente le mie motivazioni. Ora vi vado a elencare i miei consigli su come scegliere un coach, quindi i criteri di scelta che adotterei e che ho adottato anche io. Il primo criterio riguarda voi stessi, ovvero che obiettivo avete in mente di fare. Suddividiamo, diciamo, in tre grandi obiettivi, in tre grandi casi, se vogliamo così dire. Il primo sarà sicuramente la persona che vuole approcciarsi alla palestra e alla dieta e iniziare uno stile di vita sano. Il secondo invece è un ragazzo che si allena già da un po', segue già una dieta, ha già una buona base, ma vuole comunque migliorarsi e magari anche dopo un periodo di stallo. Quindi, come nel mio caso, dovrete comunque fare dei sacrifici magari anche un po' più importanti di una persona che si sta approcciando per la prima volta a uno stile di vita sano. Invece poi il terzo caso è la persona che vuole diventare un agonista e quindi vuole gareggiare. Ovviamente questa persona dovrà scegliere un coach adatto alle proprie esigenze, ma qui non andiamo a parlare di agonismo. Questo è un altro discorso molto più complicato sicuramente. Un altro criterio che vi ho già citato prima è quello della flessibilità, ovvero scegliete un coach perché magari voi preferite avere una dieta cosiddetta da frigo, quindi tutti i pasti scritti pronti, quindi andate a cercare un coach che sia in grado di fornirvi questo tipo di dieta. Se invece preferite una dieta più flessibile, avere tot di fonti alimentari da scegliere, le proprie calorie e gestirsi i pasti come volete tramite magari un'applicazione, andate a prendere un coach che sia in grado di farvi questo tipo di dieta. Se invece preferite altri approcci, qualsiasi che vi venga in mente, mi raccomando, parlatene prima di iniziare un programma, valutate bene questo aspetto della flessibilità. Poi ovviamente anche flessibilità in ambito allenamento e vita sociale, quindi se potete uscire, se potete sgarrare, magari se potete avere un pasto libero. Queste sono tutte cose molto importanti da definire prima di intraprendere un percorso. L'ultimo criterio di scelta, anche se più che un criterio è un consiglio, è parlare con persone che hanno già esperienza con questo coach. Quindi se avete la fortuna di conoscere delle persone che si fanno seguire, chiedete pareri e consigli. Poi ovviamente se conoscete delle persone che sono migliorate, stanno da più tempo, più mesi, anni con il coach in questione che volete scegliere, appunto ci saranno dei motivi. Un'altra cosa che vi posso dire è: non basatevi troppo magari sulle trasformazioni che vedete sulle pagine Instagram piuttosto che Facebook, perché magari non sono sempre veritiere, o comunque vengono postate, magari ne viene postata una su 10, come potete saperlo, perché tutte le altre magari sono persone che abbandonano. Quindi non dico di non fidarvi, ma comunque dovete avere sempre un occhio di riguardo per i post messi sia su Instagram che su Facebook, su qualsiasi social, ecco.
Bene ragazzi, come ho già detto, oggi è domenica 2 maggio, domani lunedì 3 maggio inizierò il nuovo programma. Se volete avere qualche dettaglio in più sul mio nuovo programma, sul tipo di percorso che devo fare, su dieta, allenamento e anche gestione della settimana, quello che più preferite, scrivetemelo qui sotto in un commento. Io in questo momento non dirò ancora a coach, ho deciso di affidarmi, anche se so che alcuni miei iscritti lo sanno già, quindi siete pregati di non scriverlo in un commento, ma comunque in futuro probabilmente lo dirò anche in un video su YouTube. Fatemi sapere se siete interessati. Quindi detto ciò, se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile, lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto, lasciate una bella iscrizione, così almeno potete aiutare il mio canale a crescere. Ringrazio ancora tutti i nuovi iscritti che si stanno iscrivendo giorno dopo giorno, quindi vi ringrazio. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se non avete visto i video precedenti del canale, vi invito a recuperarveli. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!